teatrale che odio, è lieto di presentarvi Madame Sangenella. Di origine francese, era intitolata Le Dindoni, letteralmente il tacchino o il somaro o lo spaccone, a piacere. Fu scritta da George Feydeau, ripresa e riadattata al gusto contemporaneo e partenopeo già nel lontano 1902 da Edoardo Scarpetta. Finì col divertire una vera e propria opera d'arte originale. La trama è tipicamente quella della tradizionale commedia francese, tempio per eccellenza del teatro classico, il cui obiettivo è mettere a berlina i vizi, i costumi e le contraddizioni di una società borghese, altisonante, che si diverte al solo vedere in una scena la parodia della loro stessa realtà. La burrosa Teresina Corella fa il suo ingresso a passo veloce, poiché è in fuga da Felice Sciosciamocca, un suo corteggiatore perdutamente innamorato, il quale la raggiunge dopo un lungo inseguimento. Così inizia il primo atto, dove cominciano a scoprirsi le prime carte di relazioni amorose. Teresina è maritata con l'avvocato Pasquale Corella, amico d'infanzia del pretendente Sciosciamocca, che con grande sorpresa di Teresina e del pubblico è anche egli ammogliato. Ma nonostante ciò, imperterrito, continua con le sue avance da donna, sempre però all'insaputa del benestante avvocato Corella, tutto proiettato nella collezione di pesci. L'arguto Felice Sciosciamocca è quasi riuscito nel suo obiettivo, facendosi promettere un atto di infedeltà dalla donna, se e solo se a sua volta fosse stata tradita dal marito. Ed è quasi fatta quando all'improvviso compare sulla scena Mimicchia Piarello, altro pretendente a cui viene dichiarata la stessa promessa. Chi dei due raggiungerà il suo obiettivo? Intanto l'avvocato Corella realmente si è macchiato di adulterio con Eugenia Sangenella, nota canzonettista, pronta a qualsiasi evenienza, che di fronte ai continui rifiuti del pentito avvocato minaccia di rivelare la relazione e si conceda del povero disperato, fissandogli un appuntamento a cui non potrà mancare. Eugenia Sangenella però è a sua volta sposata con il pescivendolo Antonio Cuoccio, che scopre il tradimento della moglie mediante una lettera e repentinamente si reca proprio dall'avvocato colpevole e sempre più disperato, denunciando l'accaduto e minacciando di pedinare la moglie per scoprirla tra le braccia del suo amante. L'avvocato, in preda al panico, si confida con l'amico Volpone, Felice Sciosciamocca, che naturalmente lo aiuta suggerendogli la soluzione migliore, ma naturalmente per lui. Tutto ciò è solo l'inizio di un intreccio che diverrà sempre più ingarbugliato nel secondo atto, dove in un clima ascendente si ritroveranno tutti i protagonisti in una stanza dell'Hotel di Mira, in cui la raffinata e complicata classe benestante si mischierà con dei forestieri estremamente pacchiani ed un personale d'albergo alquanto bizzarro. Finiranno col crearsi le situazioni più irreali e divertenti, canovacci di vicende amorose, intrighi e colpi ad effetto che terranno inchiodato la poltrona fino alla fine. Uno spettatore sempre più curiosito dallo svolgersi delle vicende surreali e dei successivi risvolti amorosi. Buon divertimento a tutti.
va bene, ci ho capito. Questa lettera l'ha già data l'avvocato Don Pasquale Corella. Non ci pensate, sì signore, non dubitate, sarete servito. Il dirigente seccante sta con pasta terra. Mamma mia, che giornata! Come te ne sei? Oh, Salvador sei qua! Te vedi che sei figura! E vedi di un giornale! E vedi di Bac! E vedi di tutto cosa! Mi siete fatto tre bottiglie, mi siete fatto! Sì, sai com'è! Mamma mia, che paura! Anzi, ma non momento! Ma pare che non vedi giù nessuno! Meno male che ha pensato buona di essere qui su scucciandona. Però, che uomo originale! E pensare che sono 8 giorni che mi viene appresso con una faccia tosta unica. Ah, oh, ma io faccio finta di non vederlo, però stamattina l'ho già trovato ferma a andare in buca appena in mare. Felice Ciociamotta! Madonna, che sei venuto proprio qua? Eccolo qua! Signore, ma il vostro modo d'agire non è affatto da gentiluomo, ma da villano! Sì, è vero! Ah, e l'ha provato pure? Anzi, da zampugnare! Ma non importa niente, perché io vi amo! Mia cara Giulietta, Carolina, Concettina, la ragazza si chiama questa qua! Ma la volete finire, sì o no? Amatevi, signora, amatevi! Io? Non vi pentirete! Amarvi? Signore, leviamo gli scherzi e parliamo seriamente! No, a me piace parlare seriamente! E voi, signore, nel venirmi appresso dappertutto, avete supposto che io fossi una donna libera o una di quelle donne che subito danno confidenza al primo che incontrano? E invece no, signore, vi siete ingannato. Io sono una donna onesta, una donna maritata. Che? Maritata? Sì, maritata. Beh, che è tutta questa meraviglia, maritata. E allora avrò il piacere di fare la conoscenza con vostro marito. Oh, ma questo è troppo, ma voi volete per forza compromettermi allora? No, io non essere amato da voi, ecco tutto. Questo è troppo, lo faccio cacciare a marito. Vai, Salvatore, vai. Fai portare questa lettera al suo indirizzo, mi raccomando. Uè, Teresina mia, stai qua a stare. Sì, Pasqualino, io sono qua. Pasquale con lei è il marito. E quel signore là? Uè. E che abbiamo comprato un nuovo lampadario, un nuovo soprammobile. Uè, uè, ti vedo, felice Ciociamo, Pasquale. Come andiamo? Bene, a voi, si vede. Ah, non c'è male, non c'è male. Come va, va bene. Va benissimo. Ma che bella sorpresa che mi avete fatto. Io mi ho fatto la sorpresa, ok? No, lo dicevo, scusa, ma se vieni a casa mia, devi aspettare di trovarmi, Che bella sorpresa che ho fatto io. Questa è bello, mi hai fatto proprio una bella sorpresa. Altro che se lo conosco, suo padre era amico mio stretto, ci volevamo bene fin da bambini. A proposito, Teresina, tu non conosci mia moglie? E non me l'avete ancora presentata. Tu mi devi scusare, sono non lo sto sfumato. Teresina Corella, il signor Felice Ciociamo. Ma si chiama Teresina. Mi piacere di fare la vostra conoscenza. Mi chiama Teresina. La faccia di Borna Vecchia. Il piacere è tutto mio. Felipe, accomodiamoci un momentino, sediamoci. Non posso sentarci, sia la tua zona. Mi siedo io. E Felice, ma come va? Come va che non mi hai mai parlato di questo tuo caro amico? E che vuoi, amore mio? Sono più di 10 anni che non ci vediamo. Sicuro in tutto questo tempo sono stata a Roma. A proposito, tua moglie come sta? Però come ci siamo visti, che hai fatto la conoscenza di mia moglie, spero che ci vieni a trovare più spesso. Oh, spesso? Io sono sempre qua. Ah, bravo, bravo. Ma sempre a casa vostra. E poi ci porto pure a tua moglie qualche giorno, così la conosciamo. E perché? Come perché? Per fare un po' di conversazione. Ecco,
Già, non è possibile, don Pasquale. E come mai? Perché sta molto malata. E che tiene? Che tiene? Un dolore alla gamba sinistra che l'ha copiata tutta la faccia destra. Ah, no, tu non mi devi spiegare a me, Federico, che c'entra la gamba con la faccia? No, quelli forse saranno dolori artritici. Sì, sono dolori artritici. A 14, Federico. Artritici. Artritici. Perciò il medico l'ha ordinato due bagni minerali a Bagnoli. Ah, e si chiama sta Bagnoli? Sì, pura disgraziata, con lui cameriere che la porta in casa non serve a male, ma un vero saluto. Povera figlio! Ma comunque appena sarà guarita ve la presenterò, non vi preoccupate. Povera disgraziata. Disgraziata, ma perché? Siamo a parlare di un sistemale. Guarda, è tutto qua. E tutto tutto. Lasciata stava con lui. Scommetto che secondo che va a bruglione tutto bugia. Signore, poi ci stavo per la vasca dei pesci. Ah, benissimo, benissimo. Falla trovare il giardino, che arrivo subito. Subito. Felì. Sto facendo una collezione di pesci. Buon appetito. Buon appetito. Io ho fatto colazione stamattina, gravi steppe. Non ho detto colazione, Ferino, ho detto collezione. Ah, collezione, ho fatto colazione. Sto facendo una specie d'acquario. Facurte che stanotte non ho dormito, ci passare la nottata nel giardino a spostare le piante a prendere misure. E stamattina non mi sono neanche riposato. Pasquali, ma tu così puoi perdere la salute? Ma no, dice per la vostra moglie, non Pasquale. Ma non mi preoccupate, per la mia salute, sto benissimo. Mi sento un po' stanco, questo è vero. Però a mezzogiorno mangio qualcosa, mi allungo un pochettino, mi riposo e mi riprendo del sonno perso. Teresi, fammi una cortesia, ma tieni in compagnia al mio amico Felice, che io torno subito. A vedere i pesci, che non mi faccio adesso lei. Sario, Pasqualino, non devi più andare. Felice, però la devi vedere la mia raccolta. Cioè i pesci di tutte le lunghezze, tutti i colori, di tutte le razze. Motor, Teresina, compagnia mia. Ma Pasqualino! E dunque, caro Don Filippo, è così? Voi siete ammogliato? Sicuro, sono ammogliato. Ed essendo ammogliato, vi siete permesso di venirmi appresso? Perché? Voglio sapere perché. Perché ho visto una bella sciacciola come voi, un pezzo di burro. Mi sono detta, ma mi distraggo un po'. Ah, bravo, la vostra franchezza mi piace. A me piace essere franco, mi piace essere leale. E ora, ditemi se non sono degno di compianto. Bravo di ritiro le guardie, cammino per strada, dove lascia solo come pure. Ma come si fa a prendere la testa? Basta, non vedere se vediamo. Basta! E ricordatevi che io sono ammogliata! È un vostro amico. Ma vostro marito non è degno di poter ispirare una passione. Ma è sempre mio marito. Io dico che voi non l'amate. No, io lo amo e gli sono fedele. E il sarà essere fedele a me. E se lui vi tradisse? Ah, io faccio lo stesso. Il signor Gappariello. Gappariello. Esci dalla donna. Il signor Mimì Gappariello. Mi dice, piacere. Sì, Maria, scusate, ma non mi sguardo, non ci sta. Ah, sì, ci sta, ma sta fuori nel giardino per vedere il fatto della pasta dei pesci con l'operaio. Ci volete parlare? Beh, se vieni, certamente. Beh, mo me lo vado a chiamare allora. Grazie, cara Don Felice, sappiate che io sono una donna onesta. È difficilmente, caro. Trapaneo! Ma non cado! Cadrete! Non cado! Cadrete! Cadrete! Ma voi guardate su Panzerotto
rotta donna Teresina. Ma va bene, se è tutto il curioso, ma la rotta donna Teresina. Vedremo. Stai lontano da stupore. Questa canzone l'ho cantata prima io, avete capito? La vediamo a stato fischiato, l'ho cantato prima io, e poi mi c'è da sentire. Oh, e lo dico qua. Guarda voi. Ma ci ho cantato prima io. E poi non andiamo più, Ma scusate, compagnetta, come siete compare con la signora Teresina? Perché la prima una morte? No, così per curiosità, ecco tu. Ah, Teresina da mia sorella, va bene. Teresina da mia sorella, non parla, grande. Comarena. Scusate se interrompo la vostra conversazione, ma mio marito Don Pasquale volerò felice dentro per avere il suo parere sulla vasca dei pesci, prego. Ah, Don Pasquale vuole la vasca dei pesci? Sì, vi vuole a voi. No, a me no. Ma vuol me non Pasquale a vedere la vasca dei pesci? Eppure a voi! Ah, non vuole al tuo marito? No, ho capito, allora non è tutto usato a fare la cantà, Non vuole il tuo marito? No, pure a voi! E non vuole la vasca dei pesci? Va a vedere. Va. Compagnie, hanno anche raccontato. Tutto bene, compagnie. Ah, scusate, se tu non che fa qua? Tu è un bucciandolo. Che possibile? Possibile? Ma come un fumare ha sbagliato palazzo? Ah, beh, perché voi non sapete, come io vi voglio bene. Come Maria vengo a pensare. E io sono gelosa di tutti, come Maria. Tu sei nato pazzo. Maria, ma se avete qualche cattivo pensiero per la testa e vedete di togliervelo, Maria, ma ce l'avevo di dire la cara. Sì. E come me lo devo levare sto pensiero? Come Maria, come me lo devo levare? Se proprio voi me l'avete fatto mettere. Io? Sì, voi. Ma quanto mai? Scusate. Come potete negare? Che avete detto? Come il giorno che mio marito mi tradisce, io mi vendicherò. Sì, questo è vero, io lo dissi. Lo farò, sì, lo farò. Quello dicesse, compare. E voi sarete lo strumento della mia vendetta. Non ne venite qua che faccio qua, come siete ragazzi. Dunque, com'è che avete cambiato il rumento? Sì, ci metto su un po'. Sì, compagnie, io questo fatto lo dissi. Ma quando mai Pasqualino mio mi dovesse tradire? Ma Pasqualino mio non lo fa. Pasqualino mio mi vuole bene e mi rispetta, mi ama. E voi lo sapete. È vero, com'è che è vero. Quando sono felice, il giorno che mi direte, compare, mio marito mi ha tradita, mio marito viene innamorata, con bella luce, che delizia, compare, e allora tu ti ha danza qui come faccio un po' di giardino, di risina mia, quando si vola. Compare, andate, vi potete tornare, mio marito. Felici, la verità, quando ero piccolino, un amico mi ha passato dietro, mi faceva giocare con pazienti di cavalluccio e anche mi piace l'abitudine per questo che si è Maria, scusate, quando eravate piccolino, vostra madre mi faceva giocare con cavalluccio e più sul Daniele, ma poi che è pazziato, che sapete? Ma Pasquale, mo gioca con la pupatella. Andate, e così, Don Felice, avete visto il disegno della maschera dei pesci? Molto bella, bellissima. Felipe, mi dispiace che tua moglie sta malata. Papà, Volevo proprio fare la sua conoscenza. Ma signora Succello in casa. Ma Succello, come si chiama dentro a posto? Tanto, dunque sta malata. Sta malata, sta molto malata. Ho fatto la figlia un po' d'aria, mi fa sapere. Ha fatto una spazio di una carrozzella a mano. Ah, povera disgraziata. Povera disgraziata, ma sta facendo niente per porta a te. La signora c'è sciamocca. Sarà male, sarà venuta. Fuori qua sta tua moglie. Sta mia moglie? Tua moglie. Ma ha detto proprio la signora c'è sciamocca. Sì, signore.
Salone, con Gentina Ciociamò. Allora, ma che è venuto a parlare? No, bene, ma come non stava a Bagnoli? E che ne sa, c'è la stessa carosella, ma che ne sa? Salvatore, prego, fai entrare la signora Ciociamò. Signora? Grazie. Mi domando scusa. Signora, signori, buonasera. Voglio mia cara. Ma che bella sorpresa che ci avete fatto. Don Bacà, qua sta mia moglie. La vedo, signora, rispettabile. Qui, è pure una bellissima giovane. Questa pure è buona. Noi stavamo parlando, io mi stavo licenziando con questi signori. Tu hai un sacco di cose da fare, è il caso che ci arriviamo, e poi ci arriviamo. Aspetta un momento. Allora, signora mia cara, accomodatevi pure, compariè, prego. Accomodatevi, signora, accomodatevi. Allora, che mi raccontate? Questi signori mi scuseranno se mi presento a casa loro senza aver avuto l'onore di conoscere. Prego, ma che volete? È da tanto tempo che sento parlare di voi e mi sono fatta pregio di venire a fare la vostra conoscenza. Per carità, signora, l'onore è nostro. È tutto nostro l'onore, sì. Perché detto fra me e me, due amici così intimi che stanno sempre insieme e le loro amore non si conoscono, lo so bene. Certo. Dovete sapere, don Pasquale, sì, che mio marito mi è molto affezionato, a segno di rendermene gelosa. Esce la mattina. Fufi! Fufi! Quando vai? Vado dal mio amico Pasquale Corella. Si ritira, mangia di tutta fretta. Fufi! 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 No, a dove vai? Moglie mia cara, non lo sai. Vado dal mio amico Pasquale Corella e sembra stuporella a mezza. Ma io poi non capisco perché venire a dire tutte queste cose a questi signori. Forse loro non lo sanno che io vengo tutti i giorni qua. Roma qua, vengo tutti i giorni qua, sto qua io. Tutti i giorni. Hai visto? Fumi. Sì, è vero, signore. Veramente la città di prima, i chiudi. Te lo dici pure che appare nel suo libro, vai. Cara signora, io vi posso assicurare che il vostro marito, nelle sue frequenti visite, mi ha parlato spesso di voi. Ah, veramente? Veramente. E io da tanto tempo avrei voluto fare la vostra conoscenza. Ah. Ma purtroppo voi stavate a Bagnoli. Sì, a Bagnoli. Ma guarda mai, ma quello su Bagnoli. Solo che mi dispiace, non va qua, mi dovete soffrire quella brutta malattia. Poi. Oh, madonna, io ho la malattia, sì. Tu non me l'hai detto, io sono malato. Non va qua. Ma quale malattia? Non va qua. 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 Signora, i dolori artritici sono la vostra. Ma quando mai? Ma da voi siete quasi giù. Io? Non va qua. Signore, scusate, voi mi fate strascinare la mica a venire a spazio per il paese. Signore, voi siete delusi. E buttate pure la parola. Io parlo della vasca di pesce, Pasquale. No, devo parlare con Pasquale. Io parlo della vasca di pesce. Ma la moglie dice che senti che io non faccio di pesce. Una femmina che lui però si credeva che
signora, la Lumarella ha sbagliato un palazzo. Fate benissimo, vai. Signor, scusate se ho parlato con franchezza, ma avevo proprio il dovere di aprirvi gli occhi interamente. No, dottore Teresa, avete fatto te. Mamma, marito mio, poi andiamo a casa, facciamo i conti. Lancia la bella pacca, ragazzi, ma faccia così. E mo presto come la vedo, gli metterò pure una spia appresso. Saprò ogni movimento che fa. E se la torta me lo fa pungiare una da sempre. Faccio cose da pazzi. E poi, la separazione. Io, scusate, se avete bisogno di me. Grazie. Ma perché sei avvocato? No, sono da magistrato, ma di rotto, non così. Le ore felici.
passati insieme a Roma, al Colosseo. No, no, e chi se lo scorda? Ma ora la meglio pulita, la sapete? Io che voglio, ma io voglio a voi, Pasqualino mio! Ed è stato per vedervi che ho lasciato Roma. Ma perché non avete risposto all'ultima lettera che vi ho mandato? Perché? Forse non mi volete più bene. No, vedevo. Io stamattina, appena sono arrivato, il primo pensiero è stato quello di scrivervi una lettera. L'avevo anche cominciato a scrivere, ma poi l'ho gettata nel cestino. Ho detto perdo troppo tempo. Mo lo vado a trovare in persona. Io lo devo vedere, lo devo toccare. Ho preso una carrozzella ed eccomi qua. E mo di chiedo, se potevo rompere la ruota, se potevo rompere la costa, se non ci venivi. Ah, Pasqualino mio, come sono felice tra le vostre braccia. Lasciatemi stare. Voi siete maritata. Pensate anche un po' a vostro marito. Mio marito? Ma quello è un bruto, un triviale, privo di amore, di poesia. Quanto feci male a sposarlo. Voi invece siete buono, siete affezionato. E io non posso vivere senza di voi. E questo qua è che ci è passato, voi non capite. Io ho pregato un'amica mia che abita a Chiatamone numero 40 alla stasera ci potremmo vedere parlare con più libertà. Io mi devo fare 2000 lire dalla parte. Cara mia, ti devi rassegnare, mi sa che questa sera è possibile che ci vediamo. Perché? Senti, alle cotte. Io sono sposato e se mia moglie viene a sapere una cosa del genere, io sono rovinato. Come? Voi siete ammogliati? Sì, sono ammogliato. Ma come? Siete amici, siete grande scatolo. Vuol dire che tra noi tutto deve finire. Sì, tutto deve finire. Ah, no, sorella. Tu mi devi amare. Zitta, ma che ti urli, che sei mia moglie, io non sono abituata alla nascosta. Non mi interessa, io urlo. Se voi mi amate, mi sto zitta, se no urlo. Urlo. Non urlate. Vedete come mi ama questa ragazza a me? Io poi non so che particolarità ho, che tutte le donne si innamorano di me. Già, io cominciai a dubitare del vostro amore quando non rispondeste alle mie lettere. Perciò preparai una lettera per mio marito. Ma ancora non gliela avevo mandata. Ah, non c'è manne? Ah, non gliela avete mandata? No. E mannaggia, l'avete mandata a me. Eccola qua. Non c'è manne. Mio caro, io non sono più degna di te. Ho amato il signor Pasquale Corella, ma ora non mi ama più e non potendo sopravvivere a questo abbandono, io mi uccido! Zitta, vi ho detto che non dovevi fare. Lui abita via del Duomo numero 28, primo piano. Eugenia! E un saporito subito. Aspettate, voi non la mandate quella lettera. Se voi gli mandate quella lettera, io passo uguale. Ah, io gliela mando, gliela mando! E faccio pure un'altra per quella signora di vostra moglie. E poi mi uccido! E queste sono tutte quelle che ma senti, Eugenia, vieni qua, vieni qua. Non tengo ragioni, sono risoluta! Zitta, zitta, non rubate. E se non vado all'appuntamento, passi qua con il marito. E con mia moglie. Mannaggia, mai quanta libertà questa ragazza. Addio, traditore. Voi non mi vedrete mai più. No, vieni qua, vieni qua. E verrete all'appuntamento? Vengo, vengo, siete non urlate. Oh, quanto siete buono, Pasqualino mio. Ma Barra, che se non viene a tirare aspetta all'appuntamento. Le due lettere andranno al loro destino. No, non le mandate, non le mandate, vengo, vengo. Signora Antonio Porto. Che? Mio marito? Uè! Socorro, tuo marito! Esi, amici, nascondetemi, nascondetemi! Non entrare! No, che non entrare! Dove mi nascondo? Vieni qua, esci per questa strada! Per essere l'appuntamento! Vengo, vengo, vengo! No. Vengo, vengo! Non scendi! Ma se quando scendi le scale ti rompi una gamba!
sono venuto a puntare a fare terribile. Ah. Ma chi è questa signora? Ah, già, allora la conoscete, mi dovete scusare. Teresina Corella, il signor Don Antonio Cuoccio, negoziante di Baccalate. Arenda, sarà che sarà che a vostra disposizione. Piacere. Dunque, mi dovete parlare, tanto? Certo. Due valori che vada a messa e tenga l'appuntamento che ci posso mandare. Avete sapere che io mi sposai una casolettista, una certa Eugenia Sanginetti. Beh, da Don Pasquale uno non lo dico. Dopo che l'ha lavato il caffè Chantanna, dopo che l'ha fatto fare la signora, stampato, sta scelerato, lo tradisce. Proprio stamattina ci vado una lettera e non lo faccio cagare. Non sa passato mai il tuo essere. Sentite che dice quella del fa. Che dici? Che dici? È molto. Agnello mio, Agnello. Angelo mio, Angelo, io sono Napoli, noi potremmo amarci allora, avete detto? Ho capitato. Questa sera mio marito sta occupato in affari di baccalà, lo marito sono io, ci mancherebbe. Io troverò una scusa e ti aspetto in via Chiatamone numero 40 a casa di una mia amica, ti aspetto Eugenio. Che ne è? Che ne dici tu? Non faccio? La lettera che ha messo nel cestino. E vabbè, mamma, non vi preoccupate, ora si chiama, c'è niente di grave. Ma se non ci sta, stasera ci sarà. No, io non la voglio di più. Io mi voglio sfardare questo. Io mi credevo che avessi dovuto scusare una femmina che non volevo prima. Ma lo sa. E lo siamo adesso sbarando, sarà ricco. Ma io l'ho comprato i servizi. Mi sono chiuso la tutte le gare. E l'ho comprato tutte cose. Chi non lo sapeva a me che ho una morata moglie? Ai, che ne saci. Chi è stu work, chi è stu carognolo? Ma stasera ti ha bruciato tutte e due, la via che da un numero 40. E va sicuro da un bacio. Che la c'è fatta più alla morte, hai visto? E hai visto? Hai visto la bimba? Un po' sotto, da te che ci va? Ma c'è buona signora. Sì, ma che bene, se lo meritano. Intanto non bacio, voi preparate le carte necessarie come sfatto. E io vuoi porre un uomo suo sagrato, ve lo dico, e mi ha tutte cose in dopo processo. E ha già passato un guai. Signore, saluto. Lo faccio stato a voi. Arrivederci. Tenga l'appuntamento e non posso mancare. Arrivederci, non andò. E non vi pigliate collo, che poi tutto si aggiusta. No, poi giustamente che aggiusta. Il questo mi fa e non ho proprio bisogno di salcini alla giova. State a voi. Arrivederci. Arrivederci. Pasquali, oh, guarda che punto stiamo con il pranzo, se no qui non si mangia più, la pasta al dente, Teresina. Sì, caro, non ti preoccupare. Ma guarda quella mamma, se uno va a fare la botta, tu pensa alla botta di ieri, ci passa tutto uguale. Ma che è successo, papà? Ma che è successo? Ieri ci passa tutto uguale. Stasera, perché appuntamento con una signorina. Male da sotto. Ecco, io non capisco. Quello è maritato, il marito sa tutto. Maritato? È maritato. E voi prendete vostra moglie? Non è stata una volta conosciuta a lungo. Ah. Oh, è stato qua. E mi ha dato appuntamento sopra casa di una sua amica per questa sera. E Uglia? E ti sembra facile, vai. Se ci vado, viene il marito con il delegato e soffre casa. Se non ci vado, essa fa sapere tutte cose a moglie, che è una lettera. Capisci, pensa che casino mi trovo io? E come si fa? Dammi un consiglio, ti prego. Volete un consiglio? Sì, un consiglio, un consiglio. Questa è una bella dichiarazione, molto figlio questa questione. Ma cosa dice la sta signorina? Che voi l'aspettate dall'albergo di Vira sotto la coperta. E io che mi faccio passare per dire la coperta da Vira qua? E l'ha incontrato, ha venuto un delegato il marito. A posta moglie, voi vi dite che è arrivato un delegato con gente del posto di ieri in casetta. Posta moglie, se l'ha delegato. Voi andate all'albergo, fate tutti, fate vostro e ritornate. Lo fanno voi, così, solo così vi potete salvare. Infatti, questa è una bella idea. Io parlo con la signora e quella faccia da lei. Ma sta perché è sicuro? Sicurissimo. Solamente che gli dovete mandare a dire che hai cercato una camera, eh? Sì, quindi scrive la lettera quando gli arriva. E già. E voi andate sotto la briglia dei quattro righe, ti fate questo.
Lucia, la signora la fate avvisare e così va tutto. Bravo, bravo, Felipe. Lucia, la signora? Però mi raccomando, non dici qualcosa a mia moglie. Ma non mi preoccupare, non dire niente. Poi mi vado a vestire e scendo a fare il test presso a Santa Brigida. Come detto che devo scrivere sopra? Albergo di Viera sopra la gavetta. E mandate la signora? No, non no, 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 non ti dire, lo so tutto voi. Puoi dire a Santa Brigida, hai fatto l'espresso. Fate due espresso. E poi faccio uno cappuccino. Ma faccio un cappuccino, caro. Va bene, ho capito, ho capito. Mi raccomando, prima non dici qualcosa a mia moglie. Ma non ti preoccupare. Io mi vado a vestire qua. Abbiate fiducia di me, non mi preoccupare. Mi raccomando. Ma non preoccupare. Ah! Lo dico questa chiesa. Quando la moglie lo scoprirà con l'amante, la piccola mi ricetto. Ehi, sto a cavallo stavolta. Pasqualino, per il pranzo c'è ancora tempo, ma non sta. Voi state qua. Anche pranzo. E Donna Teresina? Che succede? Donna Teresina. Donna Teresina. Donna Teresina, vostro marito vi tradisce e la prova la tengo io. Come? Come voi avete la prova che Pasqualino mio Pasqualino mi tradisce? Pasqualino vostro stasera va all'albergo di Mira, che è una perla. Che è una perla? È un maschio, che è una perla. Benissimo, mi ricordo, dice che c'è un suo cliente della casetta che deve partire urgentemente. Maestro stasera va all'albergo, è una perla. Come? E lui sarebbe capace di fare questo a me? A me? Nonostante che io l'ho invitato? Come fa? Io voi sapete che faccio? Io lo seguo all'albergo. Appena loro stare da l'amante, io mi vado a prendere e mi sorprendo. Che ne dite? Accettate? Sì, accetto. Accettate, non avete sì? Accetto, accetto. Accettate, non avete sì? Lo scopriamo sicuro, sicuro, sì, la Teresina. Ma che infame! Calma, questa è una resistenza. È una vita che io non me la finito di fare più. Ma che è stato? E che è stato? Che è stato? Che è stato? È stato che un mio cliente, Don Cesare Pelletti, mi vuole la casetta subito per un atto di divisione. Ti vuole proprio? A casetta, a casetta, e devo partire pure subito. Ti pare, moglie mia, e questa è una vita che io posso fare ancora a questa età. Ah. Il tribunale, il giudice, i clienti di Napoli e fuori Napoli. È andata che devo perdere per arrivarci. E allora, Pasqualino, se sei così stanco, perché non ci mandi il tuo operaio a casetta? Non ce lo posso mandare. Che lui queste cose non le sa fare. Se non ci vado io, non ci fa niente. Se ci vai, non può fare niente. E allora, sai che puoi fare? Devo andare per forza. E per forza, e non vai. Ma mi sento di lasciarti. Ah, Costantino. Beh, state tutti. Ci vediamo domani mattina, l'anno col primo primo. Come ho? Stare in pensiero, domani mattina no. Felice, state lo buono. Arrivederci, non passo qua. Allora passo qua, che faccio? Vediamo senza cappella. Hai una proprio tornata. Mandronale, questa chiamata è mandronale. Arrivederci, arrivederci. Aspetta. Un parocchio. E lui fa questo a me. Niente, l'ha già mangiato, ce l'ha già strappato. Addio. Ma stasera io ci parlo con Madame San Genello. Sta cosa deve finire. Io sono sposato e lei mi deve lasciare stare. Moraccio. Sì, sì. La vostra moglie mi ha portato il bastone. Ah, grazie, grazie. Non va bene mia moglie. Non va bene la vostra moglie. Ciao, arrivederci, ci vediamo domani. Arrivederci, arrivederci. La signora va a fare via vai? Sì, signor direttore, pronta la mia stanza? Sì, signora, vai.
Gli ho scelto una bella camera spaziosa, ariosa, e c'è pure un balcone che guarda il proprio. Insomma, la tutta la camera. Grazie, signor direttore, ma guardi, io qui proprio non mi ci posso vedere. Una camera interna, e che mi volete far morire? Dovete sapere che io canto all'aereo. Ho scelto appunto l'albergo della Rivera per il mare, per l'aria, e in qua davanti vedo solo un palazzo. Avete ragione. Dunque, voi siete canzonettisti. Per l'appunto, è che non lo sapevate? E questa sera ho domandato il permesso proprio per fare il cambiamento di stanza. E che c'è? Lei deve pensare che le canzoni queste sono state sempre la ragazza. Per esse ho sciupato la fortuna. Ma guardate un po' questo, non ha nemmeno l'ora di vita e vuole fare lo spasimante. Ma veramente? Veramente. Ma a me sembra che è un po' malaticcio. Soffro appena di carogino. Una piccola cosa che vedo, che mi fa impressione perché il capo gira la stessa parte. Ma statevi attento. Dunque, che numero fa la mia stanza? La numero 17. E allora fate portare il bagaglio dentro. Subito. E scomparate presto perché sta camera è già abitata. E chi? A un certo Pasquale Corella, che mi ha telegrafato e mi ha detto di tenere pronta la camera per questa sera. E io ci ho assegnato questa. Canto del testo. E pensare che un giorno anch'io ci vado. Ah, pure voi stavate a Café Chantant. Sì. Per stare vicino alle canzonettiste. Mi mise a fare il marchettista. E facevate successo? Ma che? Non piacevo. Poi smisi. Ma quando ne sento solo il nome. Mi vengono che tu che cugini. Oh, ma statevi attento. Hai di capire, a numero 39. La voce che è? Qui, a te stai sentendo. Ah, ecco la tua. Non mi ma che fate in questo albergo? È che lo potrei raccontare, mi sono dovuto dare un abbraccio. Ma no, questo cos'è il direttore dell'albergo? Sono appena anni, mica cugini. Io vi ho pregato, io non posso avere emozioni. E quindi si è fatto abbracciare. E io. E da buttiamo di sopra. E io ti dico, non dire tu. Ah, sicuro vado via, sicuro io vado via, sono io e quando? Ah, che bella cosa abbracciare la casa del chiesa. Ah, dire tu forza. Ma dunque, Domini, ma si può sapere che siete venuti a fare qua? E che modo racconto di sé? Siccome molti amici abbiamo organizzato una cenetta allo scoglio dei Frisi. Io voto la lavoretta solo di qua, anche se tu sono venuto a piazza, ma la gestatura tutte le sere non andava. E sono venuto qua. Non ho detto proprio che ce l'ha. Stasera fa una cosa da pazza. Ma che cosa volete? Sono venuto a prendere la vostra roba a portare dell'altra stanza. E fate pure. Cicillo! Marie! Volete entrare? Vedete questo pomo? Allora non mi sento. E se mi suonerà la ninja? Lise, e perché la mia stanza? Io tu vieni, vediamo. Domimì, questa stanza proprio non mi piace. E poi mi hanno dato un'altra in un balcone. Faccio sul corpo bellissima. Ah, ma vedete, la pelle è un ucciso. Aspetta, ma andiamoci. Ma io non posso venire. Qui, ci può venire. No. E perché ci può venire? Perché aspetto un amico che sta alla fine venuto da Roma, il quale mi ha telegrafato e chi mi ha telegrafato e gli ho dato un indirizzo. E capite che adesso quello che è qui? Mi viene a chiesto, è un negoziante di baccalà. Oh, no. Sì.
mi vuole sposare. Un negoziante del baccalà. E tu preferisci un baccalà? Cioè, a un negoziante del baccalà a me. No, non è da udienza. E quando si vede, le riferisce che mamma lui stava malato, si dovuto andare da essa. E mi mette di domani. Non mi si prende per dire. Vediamo, ti fanno tutti i piaceri. Va bene, ti faccio con te. Va bene, la cuccia è la mia. Allora, io vedo mamma, le mamma ci vengono. E tutti se parete, sì. Ma che cosa volete? Lascia me. E pure, E buono. Che? La camera è pronta, te l'ho detto da prima. Va bene. Prendo il cappello e lascio posto ai signori. Scusate, chi sono? Don Pasquale Torella. Qui, Don Pasquale Torella. L'avvocato. Ah, che bella combinazione. Ma io non da sì, che lo voglio proprio salutare. Va bene. Ma Domini, lo conoscete? Un altro che lo conosco, mi sa, lo conosco. Va bene, lo conosco. Vedete? Signori, permesso, grazie. Ehi, Don Pasquale! Ehi, stai male, capite? Questo non è Don Pasquale. E la moglie... Permettete, signori. Saverio Scorza. Chiediamo scusa del disturbo che vi abbiamo recato. Noi non siamo del posto, purtroppo. Così. Noi veniamo da lontano, da Lucchino, non c'è l'inferiore. Mia moglie qua presente fisicamente, così, ha avuto questo danaro. E perciò ha telegrafato all'albergatore che questo passa due camere. E loro mi ha risposto tempestivamente, testualmente, la camera vostra è 138. Ma sì, guarda. E sarebbe proprio questa. Non dovete preoccuparvi, comunque noi ne stavamo per andare, giusto? Fate il vostro comodo. Signora, faccio anche a lei delle scuse. Così. Non ci potete dentro, non è che non chiede. Perché? Perché mia moglie sorda non sente nemmeno le cannonate. Dovete soffrire molto, povera signora. Sì, signore. Il da te saremmo potuto anche se andare in e arrivato con tutta la macchina di Napoli. Ehi, ha fatto la tappa lettera, fammelo su scattone. E ci siamo, certo. Non ha capito niente. Capita una cosa brava. Sono 19 anni che nella spazzoleria. Quando andammo al municipio, per fare delle visite, l'hai inventata da pizzica. E pizzica. Oggi, così, oggi è il nostro anniversario di matrimonio e stasera andiamo al Teatro di San Carlo a Napoli. Qui, sì, e qua andiamo a mezzanotte. Lo so, è un po' tardi, non lo fa niente. A me la musica non piace, così. Mia moglie è sorda, basta che un ballo e se ne così. È ovvero che a te un ballo ti piace? Ah, sì, comunque, anche se vede. Mo anche se ti sento completamente, ma siamo un mamma di loro! Ma anche non ho capito niente. Così. Nel treno, ti afferra un dolore nel corpo. Non vogliamo più abusare della vostra cortesia. Signora, vi saluto. Aspettate. Così, la signora ti saluta. La signora ti saluta. Grazie tante, sarò buona, sarò buona. La signora ha fatto portare in passanza? No, grazie, anzi avvisate l'albergatore che se venisse qualcuno a cercarmi, mi dicesse che non ho potuto aspettare, che mia mamma è molto malata e mi ha chiamato di andare più in fretta. E quindi ci vediamo domani. Sì, perché la mamma è malata, l'ha chiamato in fretta. Va bene. Domenico, non dobbiamo andare. Andiamo. Ah sì, prendiamo io. No, per la camera che è.
sapete. E dopo pure un po' che continuiamo le altre. Ma va presto, che è tardi, bisogna andare. Così. A Bali c'è la donna. No, non tu. La portavi tu? Io. Ah, è vero. Ah, è ovvero, la portavo io. E... prego. Il segretario vuole sapere se i signori mangiano in albergo. No. Noi mangiamo in campagna. Ale, allora da Bali. No signore, la c'è messa qua, ah porto la giornata a fare. Signora Marietta, permettete, facciamo domani, stasera, quando torniamo da piano, è così? Ah, va bene. Grazie. Così, Rosina, Rosi, Rosi, andiamo Jim, che ci fai tutta. Andiamo Jim. Grazie, non c'è sta nessuno, eh? Questa è la capa, eh? Allora, è vero! È vero! È proprio in questa stanza! Proprio in questa stanza! È qui che il mio degnissimo signor marito viene con la sua pelle! Proprio qui, proprio qui! È questo! Questo è il letto del peccato! Io ho domandato a Bruno e mi ha detto la stanza numero 38, così lo sta vicino, ho preso il 39 e proprio se sono morto che dico tutto il gruppo. Vadim, che Vadim? Io non voglio vedere niente, porco, tre capite, porco! Ma non lui, marito, ma... E che c'è per dire? Ma voi dovete ragionare, volete sorprendere il vostro marito con la sua madre? Sì. Allora mi devo magari di dire, Sentim. Io ho pensato alla soluzione. E quando il momento mi sono inviato. E come facciamo a sorprendere? Lo facciamo. Scusate. Ecco qua, aspetta, il mezzo, eccolo. Tu da Daniel! Aspetta! Uno metti qua, vai! Con Daniel forse? Uno metti qua, vai! E un altro lo mettiamo. Primo, andiamo dalla camera nostra. Quando uno dei due si mette a letto, sono lì per la camera. Lì, noi non ci muoviamo. Sono detti di Laura, appena iniziano i combattimenti. Noi, Rasim, e li sorprendiamo. È una bella idea, questa è una bella idea. Benissimo. Avete avuto proprio una e se i campanelli non suonano? Suonano! Sì, senta qualcuno che vediamo. Cicci, tu che fai qua? Questa camera è occupata dal signor
apertura della stanza aveva dato al numero 39 e i signori sono saliti. Ah, va bene allora. Senti, giuro, fammi una cortesia, vai giù e chiunque cerca di Corella, dì il numero della stanza e fallo passare. Va bene. Pasquale Corella, Pasquale Corella, Pasquale Corella, Pasquale Corella. Scusate, voi aspettate la signora. Ah, e la signora è venuta. Sta là. Figurando se ci perdeva il tempo, va bene. Volete che la chiamo? No, lasciatela stare, non preoccupare, sta tranquilla. Ah, va bene, e allora vado a prendere il tè. Si poteva aspettare sto qua. Non vogliamo mai cielo, che mia moglie venga a sapere una cosa del genere. E io dove mi vado a nascondere? Mamma che viene, ci parlo chiaro. Lei mi deve lasciare stare, io sono sposato. C'è un angelo di moglie. Il tè è pronto, non mi resta più freddo.
prenderlo. E poi morire. Beh, figlio di te, fa pressere, c'ho sonno. È morto subito. Volete accettare un paio di soffi di tè e morire avec moi? Avec voi, come volete. Un pezzo. Due pezzi. Cinque pezzi. È troppo dolce. E io così lo prendo, perché mi interessa. Una goccia. Due gocce. Fate voi. Anche un cucchiaino. Ma un cucchiaino è troppo. E io sono golosa, perché mi interessa. Io lo stesso, tanto. Morire con due gocce. Tanto con un cucchiaino. Si fa più presto a morire. Morire con un cucchiaino, tanto se... Ehi, ma che sta qua dentro? Ah, la stricrina. Ma qua la stricrina, qua la stricrina. Voi siete pazza. No, io voglio morire tra le vostre braccia. Eh sì, così passi qua io. Oh. Eugenia, sii ragionevole. No, io voglio morire, voglio morire, voglio morire. No, ma calma. Stai calma. Non me ne vado più. Sei contenta, faccio tutto quello che vuoi tu. Veramente? Te lo giuro. Ah, oh, Pasquale oh. Mio. Facciamo una cosa. Adesso ti porto a casa e domani mattina poi ci vediamo. Che? A casa? Io a casa non posso andare. Mio marito sa che io devo andare a mia vita. Devo stare qua. Oh. Ah, allora dovete stare qua per forza. Beh, si capisce. Ah. Io vado un attimo nell'altra stanza a cambiarmi. A farmi bello per te, cocco. Voi permettete? Prego, prego, servitemi. Subito sarò da voi, sorella mia. Poi vi devo parlare. Vi devo chiedere un grande piacere. Io mi devo fare adesso di prendere la carta, come faccio? Amore! Morra! Oh, morra! Mon petit pâté! Mon petit pâté! Mon chat! Mon chat! In che razza di imbroglio mi ha messo sta caspita di San Gennellabè? Voi, signori miei, io mi trovo nel ballo e devo ballare. Ah, mia moglie sa che sta a casetta, non mi sente. Ah. Ci aggiustiamo un pochettino. Ah. Che? Marito, ma... Uè! Chi è? Uè, signori, non scherziamo! Ah, ma qua non ci sta nessuno. Madonna, quella sarà stata la fantasia aggrata per la diavola di San Ginevra. Oh, col te la stricrina mi ha fatto uscire pazzo. Ma per il buon uso del campanello, direttore un tocco, c'è dove fare le basse, il direttore. La cameriera due tocchi, il cameriere c'è uno. Mettiamo la cameriera. Uè, come è sollecito la cameriera in questa bella? Avanti, avanti, accomodatevi. Ma fuori! Ma no, Don Antonio. Buonasera. Il marito di oggi mio. Uè, caro Don Antonio. Che piacere, Don Antonio, ma siete proprio voi. Che piacere vedere il mio caro amico Don Antonio. Uè, grazie tanto. Ma non hanno credo perché non fa male. E come mai che state qua? Già, come mai che sto caro in barcale, eh? Che se lo fa per la vita, mi pare. E a morire sta la tenda. Ma io stavo parlando con il guardiaporto, è venuto come dire. E mi ha detto, chiunque va cercando il signor Corella, fatelo salire alla stanza numero 32. Ed eccomi qua. E quanti sono animati? Ma ti mai che devo dire così? Siete salito, avete fatto bene, avete fatto bene. Veramente, c'è un appuntamento in una sua. Oh. Maestro, dai la mamma mi fa male, hai trasciuto di mano. Ah. Ho capito. Questo era l'appuntamento con una signorina. Già. Accetta la mia. Ma dopo hai visto sono così come non me lo guardo. No, chi l'ha detto? Ma lo guardo, continuate. Spiegatemi la situazione. E allora che vuoi, quando vai? Di chi, ma perché è premiato? E io non posso. Perché sapendo che lo passava la notte, lo posso sapere. Che ha detto un delegato? Che fossimo nel qua. E due guardie. Un delegato. Il delegato con due guardie? Oh. E che pena fa qua solo delegato con due guardie? Qui mi vuoi dire un altro. Ma forse che si discutete, che io gioco a voi. Ah, no, 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 mi
mi ricordo. Ma la pulita vostra qua non ci sta, questo lo sa, ci deve stare la via che da moglie numero 40. Bravo, precisamente, vostra moglie sta via che da moglie numero 40, è numero che non sa venire. Ma l'ispettore la sta spiegando. Le sta domandando qualche cosa? No signora, sta spiegando, che non è. Ah, la sta pedinando, io sì, la sta pedinando. Bravo, bravo, avete fatto bene. Ah, ma io sono d'accordo però, eh. Io stamattina la divisa una guardia della pubblica sicurezza della città presso. Dove è stato io? Veramente? Se capisci, io c'avevo la prova di tradimento. Ma lo spartano qui essere per fare un carrozziere da isso. E fate bene, non andò, fate bene. Faccio buono, e come faccio con la brava qua? Non passo qua. Scusate, non andò, mi dovete scusare. Ma sapete, ci teniamo voi 20 soldi, voi permettete, e io... Ma mi dico da dopo, poi sto fatto qua. Sì. Ma avete fatto pure. Se non mi sarei mai permesso, non andò. Scusate, ma voi mi trovate di stesso ma sta al vento. Ve l'ho detto, io aspetto dove che... Sentite, ci volevo andare a fare una partita a biliardo. Che ci facciamo qua dentro? Bravo, approvo. E ci mettiamo un po' anche in movimento. Poi il primo che trovo, io lo do. Scusate signori, no. Siccome io ho sbagliato la vita, qui, e che si chiede? Don Pasquale Corella, qui, Don Pasquale, e come mai il capo? Uè, caro compagno, come mai che sto qua? Quello che ragione, io sto a casetta, compagno, ho sbagliato il primo, lo racconta. Compagno, voi non conoscete il signor Don Antonio Poccio? No. Signor Don Antonio Poccio, questo è il negoziante di Baccalà. Ah, sì, io un barriere. Fate una cosa, un barriere, fate un piacere. Andate a fare la partita a biliardo con questo mio amico. Non giocare, non qua. No, non fa niente, voi puntate la stecca, entrate la palla, dove va a fare? Io non posso, gioco con la valigia. Non basta, non basta. Oh, per la modicina, così.
E poi ti attrezzo, ok. Oh, ma strida, per i soldi. A Napoli, ci stanno i soldi. Rosì, quante volte te lo dite? A Napoli, ci stanno le soffole, così. Volesse sapere pure io, chi l'ha uccisa da casa. Non lo so, lo sapete voi.
Voi avete ragione, dite che non chiamo malati, se no non avessi aiuta, ma avessi aiuta, dietro. Scusate, sono proprio molto irritato. Anche lo dite. E mo, gli altri, domani, se ne vanno. Non li devo dire nessuno. Va bene. Non lo dico. Che c'è? Ma che sito pazzo! Ma io sono portato fino al paese! Oh, scusate, signori, sono proprio complicato. Sono rinnovo le mie scuse. Ma la salda è il vostro cervello? Non tanto, la passata. Per il campanello un tocco io, due tocchi da capire, tre tocchi da capire. Per il campanello un tocco io, due tocchi da capire, tre tocchi da capire. Per il campanello... Ma posso venire pure un tocco, andate via! Andate via! Sì, Sabe, voglio sapere che è successo. Che è successo? La colpa è tua, la colpa è tutta tua. La colpa è tua. Io sono andato bene a peggio. Ah, ecco. Che faccio? Ma tu non vuoi sapere un po' da male? Ti sei tu in grazia della donna, no? Eh sì. Mo vado in cucina e te lo preparo. Stai calmo. Oh. Come la chiede a me. Così. Arrivo subito. Ma poi, dottor Antonio, la vera sa quella. Non sa nemmeno io come le sono liberato. Boh, fammi chiamare assaggerella. Questa già si addormentava. Ehi, è che per un uomo che tiene, ma non un po'. Beh, io se si è addormentata, intanto meglio, un po' mi addormento pure io un po'. Così faccio piano piano, non la sveglio e posso dormire un po' come io. Non dormo che non mi reggo neanche alle figli. Si capisce. Stanotte non ho dormito con la maschera dei pesci. Oggi sta giornata che non ti dico. Mo mi sento stanco come un cavallo a ripresa. Mo come mi metto sicuro quando dormo. Ah. È una pipa che se ne chiama anche a me. Mamma mia. Ma sta luce non serve qua. È bello bollente, caldo. Ecco qua. Oh! Che caspita! Oh! Ma che siete impazzito, ma chi siete? E che fate qui a male? Ecco qui. Uè, non è che vostra moglie, non mi sa vostra moglie, ma che dite? Ma che dite voi? Ma io sono una persona onesta, sono una persona seria. Siamo impazziti qua. Ma non mi sa vostra moglie, ma che dite? Ma non la camminerò rosso! Sancine da giocare!
fascista, ma padroni, mi pare una diavola. Non va a scuola, ha passato a rompere in un cantino di un bagno. Povero Don Pasquale, il bagno di acqua, poco vino, ma io la vino produce la e mi ha detto, Salvatore, diamo niente, ma pensi, se non scasso la porta. Io sono innocente e mi voglio giudicare, ma la cazzo è l'altro di più così. E che giudichiamo io? Quando parla la cara regalata, ma è... Salvatore... E donna Teresina. Il fioraio ha portato i fiori. No signore, ma signore, devi scuola leggendo il capo la voce. Perché? Perché marito è morto per me. E mo c'ha già avete pure i fiori un poco. Signore, non scherzare, io non mai no. Ha chiuso la contantina del bagno, poi tu l'hanno mandato un gioccio. Anzi, mi manda a dire. Ma Teresina, posso parlare? Come mi stai là? Ma Teresina. Ma Teresina. E parla. Lui è innocente, si vuole giustificare. Innocente! Innocente! Penso che si vergognato! Io ieri sera lo trovai sopra l'albergo Riviera che era la femmina. Niente, basta! Non lo voglio vedere più! Vattene fuori! E appena viene il fioraio, avvisami! Avvisami subito! Va bene! Basta! Che birbante! Che assassino! Fare questo a me che gli ho voluto bene veramente, che mi sono sempre sacrificata vicino a lui, rispettandolo, amandolo, Ma va basta, da domani mi divido legalmente. E me ne vado dalla mia famiglia. E permesso. Sorrendo. E permesso. Oh. E permesso. Come me lo dite? Tengo volete un corpo, anzi se mi rende un veleno, se non scopro più la parete. E che succede? Che è tutto il tuo volete? Uomini, svergognati e porci. Ma che siete uomo voi? Ma no, voglio dire, che siete uomo maritato, sposato. Non sono maritato, ma sono scusate. Felice stava l'albergo di Riviera Canarate. Ma ne sono certo, ma se
meraviglia, perché dovete sapere che Don Felice venne con me sopra la ferrovia. Con voi? Eh sì, con me. Io pure l'ho detto quando è attaccata la valigia. Che marichella era? Ma sì, venne con me per farmi trovare a mio marito che è nata a Ferra. Però io poi andai via, quello che è successo dopo non lo so. E allora ve lo dico io che cosa è successo dopo. Che quando voi ve ne siete andata, lui se n'è andato nella camera con la sua innamorata. E la prova è che stanotte non si è ritirato. No. È stato con la sua bella. Ma no, signor, qui che decide? Ah, tu mi dice l'arrestai. L'arrestarono? Lui te regati con le guardie, sapete che pagliatone aveva lei. Allo marito della innamorata. E lui mi ha ammazzato a morte, bastonato, non ci capiva niente. Don Mimì è l'amante di vostra moglie. Ma di che si scherza?
pensavo di fare, la Teresina. Scusate, ma visto che Don Pasquale è morto, mia moglie se ne è scappata in questo turino, no? Lui scappava con lui, ma si tutte e tutte. Siete pazzo! No, no, pazzo sono lui vestito qua! Perché qua si vengono le parti, vi arrestano, vi portano in galera! Mi arrestano, portano in galera a me! Vi portano in galera! Ma che state dicendo? Che gli accucchiano? Non vedi? Tu vedi? Ti avete e non mi avevo veduto e non mi vedete, mi hanno rimesso in libertà, mi hanno rimesso in libertà. A questo voi non vi può far piacere, vero? A me? Perché? Anzi, mi ha fatto piacere che mi hanno fatto la bella cosa dell'altra volta. Questo non è il momento di parlare di questa frisella, dobbiamo parlare di un'altra frisella. Ti pare che avete fatto una bella cosa? Che non fate l'imbecille, non fate l'idiota. Ma non è come parlare, non è lì. Dove l'avete messa? Qui, tutta. Mia moglie. Ma come? Non avete capito? E che lei non ci scusi che ha messo contro la moglie? Per vendicarsi di voi. Come? Eh sì, me l'ha detto essa stessa, mo che è venuta a casa. Perché mia moglie sta qua? In perché la camera, che donna Teresina. Ah, ho capito. E quando insieme quando donna Teresina da solo, io sono andata con mia moglie. Si capisce? Sì, signore. E che facevano? Che facevano? Niente, la stessa facendo capire come stavamo a spartere la buca. Ah, brava! Come se avessi detto, la sto convincendo a far pace con voi. E che sono prestatie. Siete stato voi che siete andato sull'albergo di ieri a incontrarvi con la innamorata vostra. Ma quella innamorata! E avevo accompagnato pure la donna Teresina per farla incontrare con voi. Ma quella innamorata, dopo l'appuntamento! La innamorata della bella era l'innamorata di Don Pasquale, io non c'entro niente. Chi? La signora Sonde, che è la donna d'età, innamorata di Don Pasquale. No, la giovane! E poi intanto come faccio? A far pace con moglie? Vero, Berino, non me ne caricate, io come voglio di darci. Parlo io con vostra moglie e mi faccio la pace con voi, va bene? Ti ringrazio, sei molto buono, ma ditemi una cosa, assicuratemi che con mia moglie... Ma che la tagliere si va prima moglie, non mi dire. Poi ci vado di lei e ci parlo io. Mi raccomando, mi raccomando, grazie, bambini, grazie. Dunque. Don Pasquale faceva amore con quella donna di età. E quella gioia? Ah, ho capito, mo, quella era la figlia di quella donna di età. Che signore! Allora Don Pasquale faceva amore da mamma e capito. Ma il capisci di me. Mi dico che non ci potete parlare. Non mi importa, aspetta. Guarda come voi, accomodate. Oh, quello che sei sull'alberto. Ah, siete voi, signore. State qua. E non mi vedete. Bravo, bravo. Io vorrei sapere come vi ha detto la testa di dire a mio marito che io sono la vostra amante. Ma guardate come si passa nei guai. Io andavo a dire a vostro marito tutte queste cose. Ma guarda qua. E a voi chi lo prendo? Ma io capisco. Intanto per causa vostra è successo un macello. A causa mia? E mio marito si vuole dividere da mezzo al tribunale. A causa mia? Ma per causa vostra? Gli avete più un pagliatore, guardate qua, guardate. E mia moglie sta facendo le pratiche della divisione. Vostra moglie? Mia moglie. Ma io saggio chi stava sull'albergo, saggio. E con chi stavo? Stavi. Stavi con Don Pasquale, qual era vostra madre? Che? Mia madre? Vostra madre, va un pasto per andare da voi un sospetto. Ma voi che siete cucchiati? Che siete cucchiati, ah. Non sapete tutte cose. E per caso vostra ci sono morti e feriti. Che? Ah. Morti e feriti? Ma io non mi capisco, signore. Io voglio vedere Don Pasquale. Dove sta Pasquale? Io voglio vedere Don Pasquale. Dove sta Pasquale mio? Pasquale. Basta! Non lo chiedete più a Don Pasquale. Ma dove sta? Dove sta Pasquale? Guardatela, guardatela. Miracolo!
E voi l'avete ucciso? Che? Voi l'avete ucciso? Io l'ho ucciso? Sì. È morto per causa mia? È morto per causa vostra. Partita a biliardo. È vero che ci facevano la partita a biliardo? È sicuro che ci facevano la partita a biliardo?
la partita, tornarono sopra la camera della bella. Per poi a San Girelli andarci. Era un guai che dormeva sopra me. E allora per non svegliarmi, e perché te lo so, mi misi pure io a lei, senza farla svegliare. E mi sono addormentato, tutti insieme. Ma si è detta una cosa bollente sopra la panza. Lui, scava, fracassa, non pazzo che non voleva uccidere, ma poi che ne sapete? Preso dallo spavento, ho preso i panni che entravano davanti, mie mani, e me ne scappavo. Il resto lo sapete, è inutile che lo racconto. Cari signori, ecco la mia storia. Questa è la verità. E chi sei proprio un bruglione? Ma allora tu, come ti trovavi nessuno? Io sono andato con donna Teresina, la compagnia di donna Teresina, sono Alberto. Ma allora sei innocente? Innocentissimo, amore mio. Fermi tutti, fermi tutti. E sapete che tu hai in una cagata. Angelo mio, io sto a Napoli. Noi potremmo amarci ancora. Questa sera mio marito è occupato un affare di banca. Ma questa io l'ho scritta per vedere se sei geloso, sciocchino! E allora perdono! Ti perdono! Teresina? Qui Teresina? Allora vieni qua, Teresina. Teresina, dai, perdono. Vieni qua. Perdono, mi dai. Io non c'entro niente. Per questa volta ti perdono. Oh, che cosa! E devo sapere, sono il mattino, ma non ci trovo perché ci sono chi ti ha perdonato? Aspettate, ma io ho perdonato, io ho visto una cosa là che non mi convince tanto. Uè, questa camera è chiusa per la morte di Pasquale Corella. Io voglio sapere chi è che ha messo la testa. Thank you.
vogliamo fare un ringraziamento a tutti che siete stati con noi, ma un ringraziamento speciale va a Don Antonio che vorrei qua sul palco con noi. Va bene, intanto io vorrei invitare anche tutti coloro che lavorano dietro le quinte, perché è vero la cosa più importante è davanti, ma anche dietro le quinte si lavora tanto. E quindi Lella, Michelle, Rimma, Maria, Rita, che è la più sacrificata. Non aggiungo molto, io ecco continuo a fare un po' di ringraziamenti. Intanto voi che siete qui presenti, perché se non ci foste per noi non sarebbe possibile anche mettere, allestire uno spettacolo del genere. Siamo alla fine di una 3 giorni davvero dove siamo andati di fretta e di corsa, però penso che alla fine, ecco, giustamente si sottolineava in queste sere la passione un po' di tutti per il teatro, e io ieri sera aggiungevo, è vero la passione è importante, però ci vuole anche spirito di sacrificio. Terremoto no, non succede a te. Io non vieni più davanti. E quindi grazie a tutti voi presenti. Un grazie ai nostri sponsor che ci permettono, che ci aiutano, che ci permettono anche di continuare a portare avanti queste iniziative. Un grazie al nostro sindaco e a tutta l'amministrazione comunale per la disponibilità dimostrata come sempre per il teatro, per la corrente, per il riscaldamento, perché davvero se dovessimo aggiungere alle spese anche tutte queste cose potremmo quasi quasi dimenticare il teatro. Mi sembra che non ho dimenticato nessuno. Sì, no, come? Sì. Un grazie in particolare a voi, oramai sono di casa, quindi non sono tecnici, ma amici. Luca. Bravo. Paolo. E Giuseppe, che questa sera non c'è. E quindi sta a Modena, vabbè, non penso che interessa a tutti. Noi volevamo fare un ringraziamento speciale al nostro regista Nino Licursi, che ha curato gli ultimi 2 anni di questo spettacolo. Grazie. Va bene, grazie e naturalmente alla prossima. Grazie.